Buonasera a tutti, ben trovati al nostro solito appuntamento per gli aggiornamenti della giornata. Questa mattina abbiamo consegnato all'ospedale di Camerino 100 mascherine per le necessità del personale sanitario, un piccolo gesto che l'amministrazione comunale ha voluto fare per significare tutta la sua vicinanza sia a coloro i quali sono ricoverati, sia alle loro famiglie, ma sia soprattutto a coloro i quali prestano la loro opera, prestano il loro servizio per curare quanti oggi sono in difficoltà. Voglio approfittare dell'occasione per ringraziare tutte le forze dell'ordine che in maniera silenziosa ma attiva e attenta sul territorio stanno svolgendo un'attività di controllo in maniera capillare per aiutarci a rispettare le regole. La regola fondamentale è quella di rimanere a casa. È uno sforzo grandissimo, è uno sforzo importante, è sicuramente una delle cose che più ci impegna, però dobbiamo farlo perché solo così potremmo riuscire a venire fuori da questa emergenza. Abbiamo passato una settimana, stiamo affrontando la seconda settimana. Quindi è importante adesso fare uno sforzo ulteriore, stringere i denti e sicuramente andrà meglio, andrà bene. Lo dobbiamo fare per noi, lo dobbiamo fare per i nostri figli, lo dobbiamo fare per i nostri genitori. È qualcosa a cui noi non possiamo rinunciare. Per cui io raccomando a tutti, con tutto il cuore, andiamo a fare la spesa, ma cerchiamo di farla per un tempo piuttosto ampio, 3-4 giorni. Non andiamo ripetutamente ogni giorno al supermercato per trovare la scusa di uscire fuori da casa. Non facciamo un bene a noi stessi, non facciamo un bene alla collettività. Facciamo la spesa, organizziamoci perché quelle uscite siano dilazionate nel tempo e siano meno frequenti, il meno frequenti possibili. Per quanto riguarda le informazioni, abbiamo anche attivato un rapporto con Radio C1, per cui quelli che sono gli aggiornamenti quotidiani potrete sentirli anche attraverso la radio. In più volevo comunicare un altro importante servizio che è stato messo a disposizione dall'ambito territoriale sociale, che noi ringraziamo. Si tratta di un servizio di supporto psicologico che è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 16. Basta chiamare il numero telefonico 392 958 1009. Lo ripeto, 392 958 1009. Risponderà la dottoressa Giorgia Pellegrini. Non abbiate timore a chiamare, a consultare, a confidarvi, perché questo è un momento difficilissimo per tutti noi e quindi un supporto psicologico serve a tutti e quindi chiamate, non abbiate nessuna difficoltà. Detto questo, io vi ringrazio ancora una volta, vi rinnovo l'invito a rimanere a casa e ci aggiorniamo a domani. Grazie e buona serata.